nasce da un incontro che c'è stato a Saione con gli operatori commerciali e non, i quali hanno proposto, e noi abbiamo accettato con interesse, il fatto che si costituisse una rete WhatsApp per segnalare eventuali problemi di sicurezza che si generavano nel quartiere. Passa anche attraverso WhatsApp la sicurezza ed il controllo del territorio a Saione, quartiere alle porte del centro storico aretino, negli ultimi mesi spesso al centro delle cronache. È nato infatti il gruppo Commercianti di Saione Confesercenti Sicurezza, creato proprio dall'associazione di categoria. Sono gli operatori economici, commerciali e non, i quali, avendo un affaccio quotidiano sulla strada, possono meglio degli altri o come gli altri, insomma, vedere cosa succede e quindi cogliere momenti nei quali, insomma, vale la pena segnalarlo alle forze dell'ordine, che poi loro sono quelle che devono intervenire. A leggere i messaggi anche il comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Cino Augusto Cecchini, ed il vicecomandante Aldo Poponcini. Il fatto che vi siano dentro è un fattore anche di tranquillità da parte degli operatori, sapendo che queste questioni che segnalano vanno a conoscenza di chi poi può disporre interventi. Insomma, un ottimo esempio di controllo del vicinato 2.0. Il fatto che gli operatori economici in particolare facciano rete, segnalino situazioni, già di per sé scoraggiano molti degli atti che si vogliono mettere in atto, perché comunque sanno che c'è in ogni situazione qualcuno che può segnalare e non è indifferente a quello che avviene. Ecco, l'indifferenza è quella che poi aiuta il crimine.